Amici del mio viaggio a New York, vi porto qui al Pier 17, al molo numero 17, per farvi vedere questa bellissima installazione per Halloween fatta con vere zucche, zucche di tutti i tipi che si possono decorare nel caso lo vogliate. La cosa bella di questa installazione è che dopo, uscendo, si vede addirittura il ponte di Brooklyn. È ormai un simbolo di downtown Manhattan, tutte queste zucche perfette, instagrammabili con una foto, per una foto in cui ci sia tutto questo arancione. Osservate che bello, io mi allontano ed è veramente stupendo. Sono venuto al mattino presto per farvi vedere Pier 17, abbiamo già fatto qualche video, ma mi piace farvelo vedere di nuovo perché è un posto molto rilassante. Cosa significa Pier? Significa, si scrive Pier come il mio nome, però senza l'O, è un molo da cui si può godere di una vista sul East River, uno dei due fiumi che separa Manhattan. L'Hudson lo separa da New Jersey, l'East River da Brooklyn e da Queens. E qui abbiamo delle panchine in cui potersi sedere, alcune dondolano addirittura, non so se sia questo il caso, fatemi vedere. No, non è questa, vabbè, dopo andiamo avanti. La gente cosa fa? Viene qua quando c'è una bella giornata, la osservate i traghetti che collegano l'East River. La gente viene qua e si può sdraiare e prendere il sole come fa quella ragazza. Lì si stanno facendo delle foto, spiamo. Cosa stanno facendo? Delle foto con cui, diciamo, registrare la bellezza dell'amore, della Mars, insomma, tutte queste cose abbastanza romantiche che fanno tanto narrazione di felicità. E torniamo, lasciamoli là mentre si fanno le foto. Vediamo se è questa quella che si muove. No, non è manco questa. Sì, questa si muove un poco. Ecco qua. No, manco questa forse. Ah no, è quella là che si muove. Osservate, è tipo dondolo. Potete dondolarvi tranquillamente. Il mio posto preferito, mentre osserviamo anche l'elicottero che va, e lo sapete qual è? Sono queste sedie qua, adesso ve le faccio vedere, ci avviciniamo. Ricordate quindi, quando venite da Downtown Manhattan, di visitare questa parte. La coppia continua a farsi le sue foto da innamorato. E questa parte qua, dove ci sono appunto queste sedie, qua vedete, potete appoggiare anche i piedi, vi mettete qua, mettete la vostra vaschetta, il vostro panino e mangiate con questa vista fantastica. Guardate come si prendono anche loro il caffè, potete mangiare, come avere un affaccio su New York personale, potete bere anche il vostro caffè se vi va. Ecco qua. Mi piace anche a me. Vi fate anche una bella foto così e continuiamo. Insomma, mi piace farvi scoprire delle nuove cose. Pier 17, poi quando sarà passato tutto sto casino ve lo farò vedere meglio, adesso in parte è anche chiuso. Però c'è una cosa abbastanza interessante, è quello là, questo è il traghetto, la metropolitana di mare che collega tutta New York tramite l'East River, da Brooklyn fino ad Astoria nel Queens. Costa un semplice prezzo del biglietto della, un po' di più della metropolitana, vi fa fare un bel giro, la guardate che passa dietro di me, vi fa fare un bel giro sulle acque di Manhattan. Ma andiamo avanti, amici, perché questo video lo dovete vedere tutto. Ricordatevi il nome Pier 17, come Piero 17. So che 17 non è un numero fortunato. Non è probabilmente il numero più fortunato del mondo, il 17, però insomma vale la pena ricordarselo. Poi sopra c'è anche il rooftop, lo faremo vedere in un'altra occasione. Andiamo avanti, voglio far vedere un'ultima cosa prima di chiudere questo video. Questa è una bellissima muraglia di grattacieli di downtown e qua ne stanno costruendo uno nuovo,
che mi piace particolarmente perché ci sono anche i balconi, vedete quelle sporgenze? Qua ci sono delle barche antiche che si possono visitare, queste qua. Continuiamo a camminare. Ovviamente se vi piace questo tipo di video condividetelo, perché poi io vedo quello che vi piace e faccio più video rispetto ai vostri gusti. Se vedo che vi piacciono il cibo, mangio, vado più nei ristoranti. Se vi piacciono video sui quartieri, vado nei quartieri. Siete voi che decidete. C'è questo vento scapigliato. Vi osservate come fanno lezioni di box all'aperto, proprio perché spesso, diciamo, è più sicuro farlo all'aperto che in palestra. È molto molto bello. Insegnano a difendersi. Vabbè amici, vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video, vi aspetto prima o poi a New York, ciao!